24. Le ultime notizie. La giornata delle forze armate, 4 novembre, una data importante che evoca la vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale e celebra gli eventi che hanno segnato profondamente l'inizio del Novecento. La preghiera dei combattenti e reduci. Eterno Dio, cui danno gloria cieli e magnificenza la terra. Le autorità militari, civili, religiose, ai rappresentanti dell'associazione d'arma, combattentistiche, partigiane e a tutti i presenti. La ricorrenza del 4 novembre, celebrata oggi con un giorno d'anticipo, in considerazione della cadenza domenicale, ricorda la battaglia di Vittorio Veneto, che con la conclusione della Prima Guerra Mondiale portò all'unificazione della nostra nazione. Cordiale saluto da parte dell'amministrazione provinciale a tutti voi convenuti. Nell'accogliere onorato l'invito dell'amministrazione comunale a commemorare questa storica data, mi permetto di farlo soffermandomi proprio sulla variabile fisionomia che questa data ha assunto nel corso della storia del nostro paese. Lo studioso Maurizio Ridolfi, nel libro Le feste nazionali, ricorda che il 4 novembre è l'unica data presente nel calendario civile repubblicano che abbiamo ereditato dalla monarchia liberale e che è passata attraverso la strumentalizzazione che ne fece il fascismo. Quindi, in un certo qual modo, mi permetto di osservare, questa data riflette qualcosa di profondo nella storia del nostro paese. Esattamente 100 anni fa aveva luogo in tutta Italia la prima celebrazione del 4 novembre. Fin da subito, però, si avvertì l'ambivalente significato che questa ricorrenza esercitò sull'opinione pubblica. Piangere i caduti o festeggiare la vittoria, come ha ricordato poc'anzi con le sue parole il sindaco. Per i 4/5 delle famiglie italiane la Grande Guerra era stata un fatto personale e doloroso. E la vittoria, proprio come nel caso di molti soldati rientrati a casa, appariva mutilata. E poi la guerra in sé, un'inutile strage, l'avidità di plutocrazie, milioni di morti per cosa, si chiedeva al di là dell'Atlantico il giornale americano Herald Tribune. Morti per cosa? Per un arciduca in meno. Nel 1922, nell'ottobre, Mussolini, presentandosi al Quirinale per ricevere dal re l'incarico di formare il primo governo, disse di portare in dote e di rappresentare la generazione di Vittorio Veneto, quelli che avevano combattuto, i ragazzi del 99 e quelli anche più anziani che avevano condiviso questo sforzo bellico. E così, se ci pensate un attimo, assistiamo anche a una mutazione di luoghi. Dai viali delle rimembranze, un albero, un soldato, così ancora carichi di mestizia e di raccoglimento, si passa ai monumenti sacrali, dove l'impersonalità del numero di 600.000 morti e più finisce per essere glorificato in un monumento a volte impersonale, che comunque glorifica qualche cosa, glorifica il sacrificio di tutti questi eroi senza nome. Da quel momento e per il successivo ventennio, gli unici titolati a celebrare il coraggio e lo spirito degli italiani nella Grande Guerra non poterono che essere le camicie nere. La stessa contiguità con il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, venne sfruttata a fini ideologici, fondendo e confondendo i due eventi. Proprio qui a Domodossola, nel 1925, alla presenza del re in persona, Vittorio Emanuele III, aveva luogo la cerimonia di scoprimento del monumento a cui abbiamo reso omaggio poco fa. E nonostante la figura del monarca, che ovviamente catalizzò, come ovvio che sia, l'attenzione,
Il pathos emotivo di quel giorno si concentrò su un fante varzese, Gervaso Salina, chiamato il super mutilato. Era tornato dalla guerra cieco e monco di entrambe le mani. E fu lui che venne innalzato a Olocausto vivente, mentre con i suoi moncherini sfiorava il bronzo del monumento senza poterlo vedere. Opera questo monumento dello scultore Angelo Balzati, anch'egli reduce di guerra, aveva combattuto nella Brigata Sassari. Dolore, sacrificio e vittoria, questo simboleggia l'opera che abbiamo qui davanti a noi, nel piazzale. Ma la caduta del regime e la conclusione del secondo conflitto mondiale, di cui per inciso inizia a essere celebrato, ricordato quest'anno l'inizio della seconda guerra mondiale, portarono con sé un inevitabile ripensamento. Non si trattava soltanto di epurare il 4 novembre dalle incrostazioni del fascismo, ma di fare i conti con un'altra guerra di segno e di esito opposto rispetto a quella del 15-18. Come ricordava un comunicato dell'Associazione Combattenti Reduci, pubblicato sui giornali ossolani in occasione del 4 novembre del 1947, bisogna superare le barriere dei nazionalismi e accomunare i milioni di caduti in un unico abbraccio fraterno, affinché il loro sacrificio serva a costruire una pace duratura tra i popoli. In questo contesto problematico si palesava la decisione di dare alla ricorrenza una nuova dimensione, da festa della vittoria a giorno dell'unità nazionale e dal 1949 anche festa delle forze armate, le quali in un'unica data, nelle parole dell'allora ministro della difesa Randolfo Pacciardi, celebrano le proprie glorie e le proprie memorie, elevandosi a depositarie dei valori della concordia e dell'unità. Ecco, dopo questo breve e incompleto excursus, concludo ricollegandomi alla riflessione dalla quale sono partito, per affermare che il 4 novembre resta il più compiuto tentativo di saldare la discontinuità di un passato nazionale, neanche bicentenario, così sfaccettata da far apparire talvolta l'affermazione del conte di Metternich, l'Italia è solo un'espressione geografica, tristemente veritiera. Il 4 novembre ci ricorda invece che non è così. L'Italia esiste e dalla sua consacrazione repubblicana può continuare benissimo a convivere con quell'eterno cantiere sempre aperto che è la nostra identità nazionale. Grazie.